sono basati su solo contributi degli iscritti attraverso i versamenti o magari come si può immaginare in alcuni partiti dove ci sono delle figure forti di riferimento con dei contributi di carattere personale. I partiti vivono dei soldi nostri, vivono dei soldi pubblici. Questo vuol dire due cose. Primo, che i partiti non hanno tutto questo grande bisogno politica costa, ma i partiti i soldi ce li hanno. La seconda cosa è che hanno i soldi nostri e quindi i partiti non sono case di qualcuno, sono case di tutti e quindi i partiti devono avere dei meccanismi di democrazia, partecipazione, trasparenza. Io non so, un partito fa una cosa di raccolta benissimo, è fantastica. Forse è importante che gli iscritti sappiano questi fondi che sono stati raccolti, quanti sono e a cosa sono serviti. Ripeto perché non è casa di qualcuno, cioè un partito, e lo dico non soltanto perché è scritto nella Costituzione, lo dico perché è la realtà. I partiti vivono delle risorse che arrivano da tutti, sono pubblici di finanziamento e quindi devono essere dei partiti con il conto elettorale abbassato. Posso una battuta? Sì, se no buoni uno con l'altro, visto che però ognuno lo può dire, ma lo so dire io parlando. Infatti, 5 Anche di più. poi dopo il 28 marzo parte la campagna di tesseramento del Partito Democratico, se vuoi, partito aperto, se vuoi partecipare, siamo lieti di accoglierti. Vabbè, insomma, dopo questo passaggio sui costi, tra l'altro devo dire che appunto dopo le vicende di Tangentopoli, in cui si disse che la politica aveva bisogno di finanziamenti, sono stati e quindi in effetti non c'è più un nesso diretto e causale tra la corruzione e la necessità economica. Quindi le spiegazioni sono diverse. Beh, veniamo fatte queste premesse, giusto per vedere un po' in filigrana il temperamento dei nostri due candidati, per cosa l'abbiamo colta, ai temi concreti della campagna elettorale e anche qui sconvolgo un po' l'ordine. Da una questione che vi riguarderà se sarete eletti subito dopo essere stati eletti, perché il governo ha preannunciato le regioni verranno investite subito nel problema dei siti delle centrali nucleari. Come sapete, il governo ha modificato un orientamento consolidato in questo paese di contrarietà all'energia nucleare, ha detto no, facciamo le centrali e l'Enel attivato queste iniziative, ha già riunito le industrie eventualmente interessate a partecipare a questa new economy della nuova energia nucleare, nasceranno opportunità, nasceranno nuove professioni, nuove facoltà universitarie, è una questione degli esperti perché l'Italia, avendo da anni abbandonato questi programmi, non ha le competenze. Qui c'è, diciamo, una piccola svolta e le regioni dovranno indicare i siti se sono interessati a interagire e a ospitare queste centrali nucleari. Allora, io vi chiedo, uno, se siete d'accordo in linea di principio con questa svolta. Due, se siete d'accordo, laddove foste d'accordo, se ritenete che questa regione Lombardia debba e possa andarsi a ospitare qualche centrale nucleare. Ma personalmente il tema mi affascina non poco, visto che di energia mi occupo da 3 anni, da quando ho iniziato a lavorare. Il tema nucleare è un tema complesso su cui secondo me dare risposte sì o no non è né facile né giusto. Il punto è, si parla tanto di autosufficienza, ma l'Italia dopo un repowering che è stato negli ultimi 10 anni secondo solo alla Cina ha aumentato enormemente la propria produzione di energia elettrica, tanto da essere quasi autosufficiente. Il tema è che importiamo gas che bruciando o produciamo il 60% della produzione elettrica da 2 paesi prevalentemente. Quindi, dal punto di vista energetico, ci sono
delle strade che vanno percorse, ad esempio aumentare i rigassificatori, ma soprattutto puntare sulle fonti rinnovabili. A gennaio quest'anno è uscito un paper dell'ente lombardo che si occupa di fonti rinnovabili in Lombardia, un paper abbastanza attendibile da una fonte della regione Lombardia, che dice che la regione Lombardia riuscirà a raggiungere la metà degli obiettivi che sono stati posti a Kyoto e ripartiti su base regionale. Ecco, questa è la prospettiva migliore, quella che ci pone davanti questa amministrazione regionale. È la Lombardia, tra l'altro la seconda regione che ha gli oneri più alti su concessione delle risorse idriche ad uso idroelettrico. Ciò vuol dire che noi ogni anno andremo a pagare, quando saranno a regime, circa più di 7 miliardi di euro l'anno per incentivi alle fonti rinnovabili, tra gli incentivi più alti d'Europa, ma una parte di questi incentivi vengono persi perché ad esempio vengono trattenuti dalla regione, dalle regioni, parte anche quindi della regione Lombardia, per l'utilizzo di risorse idriche. È invece importante che venga fatta un'attività di repowering, di manutenzione di queste fonti per rilanciarle, ma non solo, ci sono le masse, la geotermia, ci sono parecchie fonti. Io sul nucleare, tornando alla domanda che c'è il direttore, ho questa posizione, che trovo che fare una scelta da 100 metri sul centrali che coprano il 20% della produzione elettrica da nucleare nel 2025 investendo 35 miliardi di euro. Considerate che Enel è, non lo farà solo Enel, ma una cordata d'impresa, ma Enel è la società più indebitata in Europa tra le società energetiche, quindi gli si mette sul gruppone ulteriore. Il nucleare non è tanto di sé un problema se ci si pone dal punto di vista della ricerca, quindi cercando di capire come si sta sviluppando il nucleare generazione e in prospettiva cercare di capire il vantaggio economico, ma non solo, di tipo anche ambientale, che ne possa derivare, ma in prospettiva non ci siamo in corsa ad altri paesi. Quindi in Lombardia? Ma in Lombardia non c'è previsione, Formigoni non c'è previsione di nuovi siti, peraltro è abbastanza paradossale perché anche Formigoni, vuole ritornare al nucleare, ha detto che va bene il nucleare, ma non a casa mia. Questo è stato salvo, perché poi vorrei capire dove lo faremo il nucleare, se tutti i presidenti candidati del centro-destra dicono va bene il nucleare, ma non a casa mia. In Lombardia, ripeto, non si pone bene la ricerca e non bene la costruzione del centrale nucleare. Beh, Manfredi, la risposta mi sembra buona. Pietro sul tema giocava in casa, quindi tu come. Vedo Pier Francesco Maragno. Abbiamo fatto molte battaglie per i diritti umani. Abbiamo fatto molte battaglie per i diritti umani, soprattutto nell'est europeo. Ricordo che quando eravamo in Piazza Scala, ricordo Anna Politkovskaya, abbiamo detto una frase molto dura: meglio stare al freddo e al buio piuttosto è dovere tutelare in certi momenti dei rapporti politico-diplomatici con alcuni paesi solo perché da essi dipende un nostro approvvigionamento energetico, solo perché da essi passa un tubo di gas, solo perché da essi dipende l'attività delle nostre fabbriche o la luce delle nostre case. Ricordo questo episodio perché veniva sottinteso una cosa molto chiara, cioè che il tema della forza economica derivante dalla produzione di energia attraverso diverse fonti straniere non devono condizionare la posizione degli italiani su alcuni temi che confini non hanno, su alcuni temi che sono veramente universali perché toccano l'idea stessa dell'essere uomo sulla terra. E l'abbiamo sottolineato con grande forza. Tradotto in questo contesto vuol dire che esiste un forte tema di dipendenza energetica del nostro paese da altri paesi, che certamente va risolto. Non ho la competenza tecnica del Pietro sul tema dell'ambiente e lo studio del nucleare. Però
mi rifaccio in Audi, conoscere per deliberare, conoscere per scegliere. Allora, che cosa ci dice la conoscenza? Ci dice che oggi il nucleare è diverso da quello che può aver segnato l'immaginario collettivo 20 anni fa. Ricordo che una tragedia che ha colpito il nostro continente in modo molto forte era derivante da un impianto localizzato in Russia, che non era un impianto adeguato a quella che era la propria funzione. E ricordo al contrario che esistono a poche decine di chilometri dai nostri confini nazionali delle centrali nucleari che da 30 anni producono energia anche per il nostro paese. Quindi credo che bisogna avere un atteggiamento molto laico. Apprezzo Pietro quando dice che è difficile, e tra l'altro lo dice in modo ancora più consapevole, in noi con le conoscenze tecniche non abbiamo, è molto difficile poter risolvere la questione con un sì o con un no. Forse la posizione corretta è quindi un sì, ma nel senso un sì se serve, sì se l'aspetto dell'investimento e poi della resa è coerente. E anche credo che se le centrali sono assolutamente sicure e se le centrali sono assolutamente logiche, nel senso che c'è una logica che addirittura impone la presenza delle centrali, beh, da questo punto di vista nessuno può dire non in casa mia, nel senso che se la logica è che una centrale nucleare va bene, e allora se va bene deve andare bene dappertutto, oppure nel nostro giardino di casa, come dice la classica espressione inglese. Io a questo proposito vorrei scioccarmi con un tema di cui ho parlato con un gruppo di imprenditori lombardi, che non è una cosa mia, confesso che non è un'elaborazione mia, ve la trasferisco, però molto interessante. Un gruppo di imprenditori a un incontro, reduci dall'inaugurazione dell'alta velocità Milano-Torino, reduci dopo un mese, insomma ci siamo rivisti dopo un mese, e queste persone mi hanno detto, hanno ragione i NOTAV, sono un gruppo di imprenditori anche molto attivi e presenti in Lombardia. Io ho detto, ma come mai stai dicendo questa cosa? Noi diciamo questa cosa perché l'alta velocità non ha in alcun modo risolto il problema di collegamento tra Milano, anzi c'è stata una diminuzione dei tempi, magari qualcuno che percorre quella tratta lo sa, nel senso che sono diminuiti i treni, anche perché c'erano alcuni treni che effettuavano il percorso fino a un certo punto, fino a Novara, e poi erano in grado di percorrere l'alta velocità già presente. Adesso questi treni sono stati eliminati, quindi o c'è regionale oppure soltanto 4 treni al giorno. Hanno ragioni in ottava. Allora, io sorridevo. Allora, ho cercato di capire qual era il meccanismo sbagliato. Il meccanismo sbagliato era fare la parte hardware senza metterci il software, cioè fare un investimento significativo nella parte hardware senza pensare che la velocità tra Milano e Torino ha senso se c'è un treno ogni ora, ogni ora e mezza. Non può esserci un treno ogni 4 ore, perché un treno ogni 4 ore probabilmente non riesce a intercettare la domanda. Però le due l'una. O c'era una domanda così significativa dal richiedere una dal giustificare un investimento di questo tipo, e quindi i treni dovevano esserci non 4 al giorno, ma 12 al giorno. Oppure questo non c'era, e allora forse quel denaro potrebbe essere un altro. Ecco, ho detto questa cosa apparentemente paradossale, ma in modo logico è proprio questo, cioè il fatto di coerenza tra investimento, erogazione e servizio, questo a mio avviso deve valere anche per le centrali nucleari. Attenzione a fare delle cose che hanno una logica assoluta in termini di investimento hardware, dimenticandosi che poi il complemento dell'erogazione e servizio è la parte software, esempio, che ci deve essere una giustificazione di quel tipo di investimento. Ok, magari di poter sintetizzare, perché loro sono abili, parlano e nascondono un po' la vera opinione. Pietro contrario e Manfredi favorevole, dico bene, sì. Sì, ma così. Sì, se servono, sì, se c'è una logica. Ok, sì, ma no, però. No, oggi no, se sono.
Oggi no, perché non c'è convenienza economica, poi non volevo dilungarmi, ma ci si potrebbero, cioè, il nucleare costa meno se ce l'hai, cioè il costo operativo è minore rispetto alle altre fonti, ma se devi caricarti in 10 anni gli investimenti che gli altri hanno spalmato, noi ancora paghiamo la bolletta elettrica, le scorie nucleari di allora e le mandiamo tra Francia, cioè quindi no, è una forte a queste condizioni. Chiaro, no, ma già che siamo sul tema, parliamo di infrastrutture. Lombardia vorresti dal punto di vista degli aeroporti, dell'integrazione? Ma intanto partiamo dal presupposto, questa è la Lombardia, l'area di mobilità è soddisfatto per l'88% dal traffico privato, quindi questo è il punto di partenza, il focal point da cui poi possiamo fare qualsiasi tipo di considerazione. Che cosa, e dobbiamo partire anche da che cosa sta facendo in breve in questa regione. Sul discorso che mi affascinava particolarmente, deve sapere che la regione Lombardia, con la delibera del 2009, ha deciso di unire le ferrovie nord con Trenitalia, quindi il servizio verrà effettuato, prima erano due monopoli, adesso c'è un unico monopolio. In Piemonte, visto che stavano facendo il parallelismo Milano-Torino, si stanno invece facendo le prime gare europee per la concessione del servizio di alcune tratte e facendosi un giro tra i blocchi piemontesi, questo è accolto molto con favore perché si spera, insomma, che ci sia un miglioramento della qualità del servizio. Certo, non ci sarà in Lombardia, dove non ho il grafico dietro, ma vi prego di credermi sulla fiducia, hanno messo un livello del servizio obbligatorio per questa nuova società più basso rispetto ai livelli raggiunti da Trenitalia e Ferrovie Nord, 75% nelle ore di punta, 85% nelle altre ore, considerando un treno in orario quando arriva in ritardo di 5 minuti, considerando questo che è preoccupante, anche perché spesso i pendolari non usano il treno per un quarto d'ora o 20 minuti. Quindi questa è la situazione attuale, è una situazione di un comune Milano la velocità dei tram perché c'erano stati alcuni incidenti invece di investire sui binari e aumentare il servizio pubblico della città. Lombardia è una città che dal punto di vista della mobilità è ferma, quindi che cosa fare? Ad esempio, l'esempio piemontese ce l'abbiamo qua dietro l'angolo e stiamo vedendo cosa c'è una prospettiva. In Lombardia invece tutto ciò è assente dal programma elettorale del centro-destra e invece noi crediamo che sia necessario pensare al trasporto pubblico come trasporto prioritario, passando anche, avendo anche ad esempio delle strategie. Che vuol dire prioritario? Prioritario che va favorito. È generica questa affermazione. Beh, però insomma, prima ho spiegato se concretamente sì. Avere un'agenzia regionale che si occupi di mettere i livelli di qualità del servizio e di fare una tariffazione, fare delle gare che siano, non è troppo nello specifico, ma fare delle gare che ad esempio siano a costo netto e non a costo storico. Calcolare esattamente, e questo può fare solo con un'autorità terza indipendente regionale che si occupi della mobilità, che quindi vada a vedere quanto l'azienda preleva, la società preleva dalla tariffazione e dia solo quello che manca, l'integrazione che manca, non metta a gara il contributo storico. Considerate che questo governo di centrodestra ha vincolato le regioni non, con una, come sembra, col collegato alla finanziaria, a rinnovare i contratti con l'Italia. In cambio gli dava un contributo, cito bene, Trenitalia, non è una società questione, solo se faceva un contratto di servizio con Trenitalia avrebbe ricevuto un contributo aggiuntivo. Questa è una politica che non è una politica di riforma, è una politica di riproduzione senza assolutamente migliorare la qualità del servizio. Ok. Infrastrutture, la Lombardia, gli aeroporti, la nota questione di Linate Malpensa, Orio al Serio, il corridoio 5, Lione e l'Est. Il tema delle infrastrutture è un tema decisivo, i numeri sono impressionanti. Lombardia, ad esempio, è al 16° posto per chilometro pro capite di autostrade. E questo non vuol dire che bisogna fare soltanto autostrade se ad esempio c'è un collo di bottiglia molto significativo che è il gateway, che è la porta d'accesso, cioè gli aeroporti. Noi se mettessimo, sistemassimo tutto il sistema idraulico in modo perfetto, ampliandolo, facendo arrivare la quantità giusta nel punto giusto,
porti. Il tema di Malpensa, bisogna sottolinearlo, è un tema decisivo, è il tema per lo sviluppo del territorio lombardo. Abbiamo, credo, dimostrato che non era vero che il problema dell'Italia era Malpensa. Abbiamo dimostrato come all'Italia senza Malpensa aveva qualche difficoltà a vivere, ma non viceversa, nel senso che Malpensa senza l'Italia ha tante opportunità. Il 31 di questo mese Cathay Pacific inaugurerà il volo diretto tra Milano e Hong Kong. Stessa cosa ha fatto la Korean Airlines. E c'è ancora troppa lentezza nella liberazione dei diritti, anche perché purtroppo, siccome le compagnie hanno a disposizione un anno per liberare questi diritti, hanno assolutamente l'interesse che questi diritti non esercitati, cioè gli slot, i diritti di atterrare e di partire in quel determinato momento orario, si fa grande fatica ad averli disponibili, tanto anche il fatto che ci devono essere dei accordi bilaterali tra i governi. Però credo che più libertà prenderà il nostro territorio. Credo anche che dobbiamo avere il coraggio, soprattutto vedendo come risponderà il mercato, però dobbiamo avere coraggio nel chiarire quale sia il ruolo di Nato o di Malpensa. Non è possibile che, se noi sosteniamo che Malpensa sia un hub, accadano due cose. La prima è che Malpensa non sia adeguatamente collegata, perché anche Shanghai ha un aeroporto abbastanza fuori la città, anche Incheon e addirittura Seoul, che è ancora più lontana, hanno un aeroporto fuori la città. Però ci sono dei collegamenti, insomma, Shanghai c'è una levitazione magnetica. Il paragone in termini orari sarebbe 10 minuti, e beh, altro è raggiungere Malpensa Cadorna in 10-11 minuti, altro è in 45-50 minuti. E noi per fare Pedemontana, Montana, per posare la prima pietra, abbiamo atteso 55 anni. L'abbiamo messa, cioè sono 40 anni a essere completato. Come mai? Perché dico voi politici, non riuscite a spingere questi progetti così semplici, perché in fondo è pretesa veloce, no? Di Pedemontana, una banalità in un paese normale, un pezzettino, no? Sì, allora, lì chiaramente come mai è incartato per 55 anni? Incredibile, anche perché sinceramente i primi essere danneggiati sono milanesi, perché io credo che Cormano potrebbe legittimamente ambire al ruolo di essere il centro d'Europa, cioè il mondo gravita, no, è vero, il mondo gravita attorno a Cormano. E c'è il sindaco che è il segretario del PD, no? No. Così l'ho detto bene. No, perché, perché bisogna passare da Cormano, cioè se uno non passa da Cormano non conta niente. Il posto dove va è un posto di seconda categoria. Se uno vuole andare Cornelli, posto... di sindaco di Cormano, segretario di... Ah sì, lo conosco, il ragazzo che ha un po' di... quello alto no, perché è assurdo che ci sia questo collo di bottiglia, cioè se io devo andare da... ma basta guardare la cartina geografica, arrivato a Bergamo si scende verso giù per poi salire verso su, quando magari per andare a Bergamo a Varese si potrebbe non toccare Milano, e anche perché devo passare dalla periferia di Milano. La settimana scorsa ero da Mazza, Parco D'Ambro, parlavamo di alta politica del torno di Centro-Sinter, questo è stato il 95% del nostro incontro, e io vedevo passare delle macchine, mi chiedevo queste macchine dove erano. Lo tu prendi a mille? No. Si dice? Non si dice sempre tutta la vita. E quindi? Perché lui non si sa che sono intervista. Io non lo sapevo. Intervista. No, quindi abbiamo due interviste, perché io ho detto che posso liberarlo, anche lui è una persona per libera. Abbiamo trovato un momento bipartisan. Le sedie non sono state scelte a caso. Ok.
No, anche il giorno, insomma, avete evitato la giornata di ieri. Ci sono altri interisti, sì. Beh, Davide. Davide, poi, no, non vedo. Basta. Quindi minoranza. Scusa, ti ho interrotto, ma era da dare. No, stavo dicendo, sì, però, queste macchine, questi camion, dove arrivano? E magari sono dei camion che da Bergamo devono andare a Rimenso. Ora, forse, mi fa dire che Pedemontana e Temo sono ancora più importanti della Brebemi da questo punto di vista. Stavo dicendo, scusami, però la seconda cosa, perché ho detto, è una contraddizione in termini, ecco, dire che Malpensa deve essere un hub è non fare i collegamenti adeguati, e la seconda cosa, avere Linate che per certi versi è concorrente di Malpensa, perché se Linate collega via diretta Milano con un altro hub, non so, Francoforte o Parigi, è chiaro che Linate diventa concorrente di Malpensa. Ora, io non dico che sia un male in senso stretto, nel senso che magari il cittadino ha un determinato servizio a un prezzo inferiore, quindi oggi ha un prezzo inferiore e ben venga. L'unica cosa che dico è che tutto deve avere una coerenza. Ma dico che poi nella lotta finale, ma spesa a Orio-Arsenio c'è da dentro. Certo, perché dato... E se tu sei in Lombardia, che fai ad Orio-Arsenio? Che gli dici? Come l'Inter? No, a parte che con la serie... Cioè, c'è stata una guerra interna, no? Tra riesce a integrarlo in un sistema che non si faccia la guerra e che favorisca un servizio competitivo. Forse Malpensa dovrebbe avere la caratteristica di un hub, Linate la caratteristica di City Airport, quindi punto su punto, e ora al serio magari una vocazione più legata al turismo. Quello ce n'è, non ma è più grande Brescia o Cremona come provincia? Brescia, no, come numero di abitanti di città Brescia. Ok. Ma Brescia è una provincia di Cremona. Ok. No, ti interrompo perché devo poi scombussolare il vostro ragionamento, perché se no voi siete dei grandi attori, ma io poi devo far venire fuori le vostre qualità e anche le qualità di difetto. Quindi l'interruzione terapeutica è mai. Sono atti di maleducazione, sono dovuti anche per verificare la protesta dei riflessi. Volevi contraddirlo fortemente, capito? Sì, con questo. Però ti sto tirando... Niente. Lui il microfono vorrebbe mollare male. No, fare una replica veramente sul punto breve e sul punto. Un governo, secondo me, nazionale o un'amministrazione locale, si giudica perlomeno sugli output. Quello che è riuscito a fare. Allora, io mi chiedo. Auto è una parola completissima, ce la devi spiegare. Su quello che è riuscito a fare. Sembra una parolaccia, cioè, sulla produzione creata. Allora, il governo Berlusconi, usciamo un attimo fine regionali, ma poi ci torniamo. Il governo Berlusconi si è impegnato a mantenere la vita italiana. Scusa, se in consiglio comunale avessero detto auto, tu che provvedimento avresti fatto? Allora, si è impegnato a mantenere la vita italiana. Si è impegnato a far sì che Malpensa non venisse declassata. Allora noi ci chiediamo, dopo 3 anni, 4 anni, dopo aver speso 4 miliardi di euro, il professore Chiara ha detto, con 4 miliardi di euro lì saremmo riusciti a fare una parziale detassazione del lavoro femminile che in Italia è fondamentale. Ma abbiamo avuto, Milano è più o meno collegata ai territori extraeuropei? È non collegata. Poi possiamo andare a vedere che Malpensa nel frattempo è riuscita a galleggiare per probabilmente la città dei contingenti, per la diligenza dei propri lavoratori, per tutta una serie di motivi, perché si è aperta in low cost. Ma Milano è più o meno collegata rispetto a prima? Questa è la prima domanda. Poi la seconda cosa che stavamo parlando di Pedemontana. Pedemontana che ha inaugurato Formigoni e per lo cacciavano dietro, lo spingevano dietro di fila in fila per farlo, per cercare di non farlo vedere. Tra l'altro Formigoni fa una simpatica campagna elettorale dove inaugura qualsiasi cosa, voleva inaugurare ancora la cucina di casa chiedo, la Pedemontana, noi che del popolo della sinistra, per chi qua vota sinistra, che ci tiriamo sempre la zappa sui piedi, pensiamo sempre di essere gli ultimi minuti, ma sappiamo che Pedemontana si è sbloccata grazie al presidente Ordinati e al fatto che il ministro
finanziato i finanziamenti senza i quali non si sarebbe potuto fare l'inaugurazione che ha fatto Formigoni, e grazie al federalismo infrastrutturale che ha fatto il ministro Di Pietro. Fontana è una proposta di aeroporti con lei, è un'opera importantissima, proprio per non passare sempre da Roma, si collega da Orio al Serio a Pisa. Allora, questo è una cosa che va detta, nel senso che noi non possiamo nasconderci qua, io gli voglio un sacco di bene, ti voglio un sacco di bene, stiamo dicendo tutte cose di buon senso, però valutiamo secondo i risultati ottenuti. I risultati ottenuti dicono che abbiamo speso 4 miliardi e Valpensa è stata depotenziata, che l'Italia doveva essere ancora italiana e questa è stata una parte di giro tra di noi. Questa è la realtà e su questo noi dobbiamo basarci, questo è il nostro, dico un'altra parola, focal point. Questo l'avevo già sentita prima. Sì. Beh, qui c'è qualche attacco, cominciano ad arrivare i siluri. Stai prendendo larga? No, devo andare a riprendere la rassegna stampa di, adesso ho detto anche il periodo, era agosto 2007, perché tutto nacque da agosto 2007 quando l'Italia stava per preparare il piano industriale, doveva essere lavorato i primi di settembre. E ricordo che io ho letto questa notizia e mi ero inventato, diciamo, insomma, questo piano industriale vogliamo sapere di che cosa parla, vogliamo sapere la scelta tra Fiumicino e Malpensa, perché già prima dell'estate c'erano state delle tensioni in questa direzione ed era intorno al 20 di agosto. Da lì è iniziato tutto, perché quel piano industriale era un piano industriale che favoriva in modo netto Fiumicino. Da lì a 6 mesi è il de-hubbing. Ho detto che così fuori cartesio l'hanno già pronto, nel senso che la cosa tragica è che vorrei scattare una parola in te. No, diciamo la uscita di Alitalia da parte cioè di Malpensa, da parte dell'Italia, l'uscita dell'Italia da Malpensa aveva una data molto chiara, il 31 marzo con forse addirittura il 30 di marzo. Una scena molto simpatica, non so se Davide e Pier Francesco l'avevano vissuta. Noi stavamo andando a Parigi, perché il 30 marzo 2008 era l'ultima sessione del BIE che doveva assegnare a Milano questo mitico ex, che non si pronuncia in un dibattito così come no, questo mitico ex 2015. E ricordo che eravamo in coda con 5-6 consiglieri comunali ed è successa questa scena. Noi eravamo in coda, a un certo punto la coda si divideva in due. Una di queste due code a un certo punto si è fermata. Abbiamo tutte le altre persone davanti e abbiamo detto a Ostes, che ci aveva parlato lì cortesemente, quando avrebbe riaperto la coda, visto che chi l'ha fatto. La cosa è stata: dovete parlare con i politici, è colpa dei politici, noi dal 1 aprile siamo in cassa integrazione. Tu c'eri? E ti ricordi che eravamo lì? Tra l'altro l'aveva detto casualmente proprio a noi. E quindi ricordo che quello fu il momento in cui Malpensa, era il governo Prodi, ministro dei trasporti di Pietro, era quello il momento in cui l'Italia aveva scelto Fiumicino. E in quel momento noi sostenevamo quello che sosteniamo adesso, cioè all'Italia è un'opportunità. Se è vero che 2/3 dei biglietti si staccano da Roma in su, com'è possibile che da Bologna in su, com'è possibile che 2/3 dei voli siano da Bologna in giù? Era un non senso, era una opportunità, però credo che in Lombardia noi abbiamo una grande consapevolezza del nostro territorio, quindi all'Italia era un morto, non un moribondo, un morto a cui venivano praticate la respirazione artificiale. Sempre morto era, non era un moribondo tenuto in vita la respirazione artificiale, era morta ed è stata vita tanti anni, troppi anni. A un certo punto fortunatamente è stato deciso di dare un taglio. Ora, se tu mi dici era giusto farlo in questo modo, oso dire forse no. Poi l'ha detto il sindaco di Milano a mezz'ora, adesso svelo una cosa, così rimane anche il posto. Io in questi 4 anni non ho mandato molti sms al sindaco, io ho mandato uno, e fu dopo quella volta,
E lo dico con coraggio, perché voi sapete che invece il sindaco nei confronti della coalizione di centrodestra pagò con l'intervista a Mezz'Ora. E io non subito, perché le cose non le intendevo, però c'era un punto in cui che io ritengo tuttora decisivo, che era quello delle due l'una: o questa è una compagnia uguale alle altre, allora non deve avere situazioni di privilegio, maggior ragione su Milanova, è uguale alle altre, non deve avere privilegi. Ma se un po' diversa dalle altre, si deve occupare non soltanto di quello che vola, ma di quello che sta per terra. Non deve occuparsi soltanto degli aerei, ma deve occuparsi anche del sistema aeroportuale, razionalizzando Fiumicino, Malpensa, Linate. E le ho mandato questo messaggio di complimenti che aveva toccato questo punto. Non intercettato. No, non sono anche intercettato. Non c'erano sfumature di nessun tipo, naturalmente. No, e quindi il tema dell'Italia. Quindi è stato sbagliato trascinarsi a fare con quelle risorse. Sono risorse di tutti. Noi pagavamo anche se non volavamo. E forse ci manchiamo a quel soggetto CAI, quindi o voli come gli altri, dimostra vola completo, oppure se tu hai delle relazioni strutturate, o se io ti ho depurato un po', bad company, un altro criterio già, o ti ho tolto parte dell'impresa, Express, parte di un'impresa che non produce, te l'ho tolta, quindi sei un po' più leggero, ebbene devi farti carico anche di ragionare in termini di sistema aeroportuale. Okay. Adesso andrei velocemente su queste domande, tante su questioni più, diciamo, della vita quotidiana. La prima casa, un diritto per tutti i cittadini, la convivenza attuale, le condizioni contrattuali spesso sfavorevoli per i giovani, si rischia di pagare un mutuo dai 20 ai 40.